dopo tutto questo dibattito cercherò di spiegare anche perché c'è anche qualcuno contrario alle privatizzazioni. Noi siamo assolutamente contrari a questa operazione. Intanto cominciamo a chiamarla privatizzazione, senza ipocrisia, perché è vero che vendiamo delle quote di minoranza, ma come ci insegnano i casi precedenti, l'aeroporto, le farmacie comunali, a questa vendita si è sempre accompagnato un patto parasociale che dà la gestione in mano al privato. Quindi di fatto siamo abbastanza tranquilli che nessuno metterà centinaia di milioni di euro in queste aziende senza avere in mano la gestione. Allora, io ho sentito sostanzialmente tre argomenti in questo mese di discussione a favore di questa operazione. Il primo è che la gestione dei privati è migliore, più efficiente, cioè. Il secondo è che c'è bisogno di soldi. E il terzo è che questa è una cosa imposta dall'esterno, dal governo, dall'Europa. Allora, per quanto riguarda il primo argomento, che la gestione dei privati è migliore, di nuovo, prendiamo in esempio l'aeroporto. Addirittura si è formata un'associazione di protesta contro la gestione privata dell'aeroporto che chiede di riportare più in mano del pubblico il controllo di quello che viene fatto. Perché il problema è che il privato comunque è lì per fare utili, per definizione, è il suo mestiere. E quindi in qualche modo a tutti i costi che già vengono sostenuti deve essere aggiunto un qualcosa per remunerare l'utile del privato, che va evidentemente a danno della possibilità di investire nei servizi. Il privato vorrà fare sicuramente sinergie organizzative, come si dicono, cioè tagliare occupazione, portare via i centri direzionali, portare via le sedi legali e con essi i tributi locali. E io non so come faremo quando la piazza del municipio sarà sporca. E magari invece di chiamare una persona che dipende da noi dobbiamo telefonare a un numero verde a Reggio Emilia, perché sarà questo che succederà. Ma soprattutto se la gestione di un'azienda pubblica è inefficiente, non è colpa del fatto che è pubblica, è colpa dei manager che vengono messi a gestirla e di chi li sceglie. Quindi forse su questo forse ci vorrebbe un esame di coscienza da parte della maggioranza, piuttosto che dire che visto che è pubblica non potrà funzionare bene. Sul secondo tema, cioè abbiamo bisogno di soldi, mi spiace deludervi, ma i soldi che rientreranno da questa operazione saranno pochi. Abbiamo visto le valutazioni, se va bene saranno 200 milioni di euro, probabilmente saranno anche di meno perché tutta Italia starà vendendo contemporaneamente queste aziende e quindi probabilmente ne arriveranno anche di meno. E quindi noi in questo momento intanto ci leghiamo le mani perché il modo perverso in cui è congegnata l'operazione è che intanto ci indebitiamo e poi col debito che grava da ripagare siamo costretti sostanzialmente a accettare la prima offerta che arriva, perché sennò tanto abbiamo il debito e non sappiamo come ripagarlo. E comunque anche entrassero tutti questi 200 milioni di euro riusciremo forse a battere il nostro debito del 5%, perché questo debito è di 3, 4, 5 miliardi di euro, mettendo tutto insieme non si sa bene, però non è che con questa operazione ci salviamo dai problemi di debito. Se il mercato finanziario continua la crisi diventa più difficile rifinanziarci, falliamo lo stesso, non è che avendo venduto questo ci salviamo. Per cui è bene averlo ben presente. Il terzo argomento è che questa roba è obbligata, cioè non lo vorremmo fare, però ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede il governo. L'Europa non ce lo chiede perché l'Europa dice solo che bisogna decidere se si vuole gestire i servizi pubblici col pubblico o col privato con le gare. Dopodiché possiamo scegliere quello che vogliamo. Il governo effettivamente, se proprio non ci obbliga, se qui dipende dall'interpretazione delle leggi, certamente ci dà un forte incentivo, ci dice in tutti i modi che dobbiamo vendere queste aziende. Sebbene GTT, noi l'abbiamo già, cioè voi anzi, l'avete già messa a gara il servizio del trasporto pubblico l'anno scorso, quindi non sarebbe nemmeno coinvolta in questa cessazione dei contratti. Comunque, però vorrei ricordare appunto che c'è stato un referendum a giugno e qui ci possiamo girare intorno, però è veramente allucinante vedere gli stessi partiti che 5 mesi fa erano in piazza e esultavano e dicevano che aveva vinto il bene comune e adesso immediatamente svendere il bene comune dicendo che forse il referendum riguardava soltanto l'acqua, forse non era veramente poi così vincolante per tutto il resto e comunque è cambiato non si sa cosa. Ancora a luglio nelle linee programmatiche c'è scritto che sarebbe stato rispettato questo esito referendario e adesso bene o male si è trovato il modo con tutti convintamente o magari non convintamente, come dicono gli amici di SEL che però intanto votano la delibera, gli amici di Italia dei Valori manco ci sono in aula, comunque sostanzialmente mi pare che loro alla fine, cioè, a malincuore, ma voteranno questa delibera e voteranno questa privatizzazione. Poi voglio vedere appunto cosa diranno i comitati referendari che li hanno sostenuti. E soprattutto io credo che ci siano delle alternative a questa operazione. Magari non sono alternative semplici, non sono alternative comode, perché si poteva fare intanto come hanno fatto altri enti locali, ricorso contro queste normative nazionali. Si poteva cercare di costruire un consenso per cambiare il quadro di riferimento nazionale, visto che tra l'altro è anche cambiato il governo. Quindi io non so se il governo manterrà questa filosofia, magari manterrà queste scadenze, le cambierà il meccanismo. Cioè qui ci stiamo muovendo, dando per scontate delle cose che assolutamente scontate non sono. Ma il problema qui però è un problema generale di sistema. Cioè siamo alla fine di 20 anni di politiche portate avanti da tutti i partiti, di tutti gli orientamenti, che danno per scontata questa filosofia economica, per cui il privato è bello, per cui alla fine sostanzialmente il lavoro che rimane in mano alla fine di questi 20 anni di privato è bello è pagare i debiti, per cui siamo qui costretti a inseguire questa spirale di debiti e lasciatemi dire.
dire, cioè, la politica fa la figura del criceto in una ruota, continua a correre, correre, tagliando servizi, vendendo patrimonio, tagliando i precari, cioè tutte le cose che stiamo vedendo in queste settimane, ma non è che siamo più vicini a aver ripagato il nostro debito, e non è correndo in questa ruota che riusciremo a ripagare il debito e a tornare a un'età in cui gli enti locali avranno un sacco di soldi e potranno fornire un sacco di servizi. Cioè, finché non rimettiamo in discussione la natura del debito pubblico, degli enti pubblici, la natura della finanza, i problemi di speculazione, i problemi di sovranità monetaria, tutta una serie di grandi temi, non riusciremo mai a uscire da questa situazione. Però ci vuole una politica che abbia il coraggio di farlo, che abbia il coraggio di dire dei no, di dire basta, noi non ci prestiamo a essere soltanto quelli che svendono, quelli che cercano in tutti i modi di ripagare, noi pretendiamo che si ridiscuta questa situazione a livello nazionale, e la città di Torino ha un peso politico per cui può perlomeno provare a aprire questa discussione. Però qui sembrava invece che non si aspettasse altro che di avere di nuovo il via libera a livello nazionale, nonostante il referendum, quindi arriva il decreto, arriva il maxiemendamento, 3 settimane dopo siamo già pronti con la delibera e andiamo avanti. Però io voglio capire cosa diremo ai torinesi, perché la crisi peggiorerà. Noi avremo sempre meno soldi e non avremo più nemmeno in mano questi servizi. Quindi quando il privato che avrà investito in GTT ci dirà che il piatto piange e devono aumentare le tariffe perché sennò non sta in piedi l'azienda, e noi cosa diremo magari ai disoccupati a cui vorremmo continuare a dare il trasporto gratis? Cioè, cosa diremo alle persone che avranno veramente bisogno di questi servizi? Diremo che non sono più nostri, che abbiamo una quota ma in realtà la gestione è in mano a un privato e alla fine non riusciremo più a dare nessuna risposta. E allora che cosa penseranno i cittadini delle nostre istituzioni? Cioè, per questo io adesso credo di essere abbastanza alla fine del mio tempo. Comunque, vi vorrei soltanto spiegare tecnicamente per qual è stato il nostro comportamento. Cioè, ringraziamo per la lunga discussione in commissione. Peraltro però crediamo che la città non abbia veramente, forse nemmeno realizzato la portata di quello che stiamo facendo. Quindi forse c'è stata una lunga discussione qui per un mesetto in commissione che forse è servita più che altro a mettere d'accordo la maggioranza con se stessa, però non c'è stata una vera discussione nella città. Ci sono state forze sociali che hanno chiesto di essere audite e alcune non sono state nemmeno audite. Ci sono state le centinaia di mail, ci sono state le lettere di più di 50 consiglieri circoscrizionali che hanno chiesto di poter esprimere un parere come circoscrizioni e sono state totalmente ignorate. Ci sono state tante richieste di partecipazione, però evidentemente abbiamo fretta di chiudere questa operazione entro fine anno e quindi siamo qui e la dobbiamo approvare di corsa. Per questo noi siamo arrivati con i nostri 400 emendamenti e abbiamo deciso di darvi 2 giorni in più, visto che noi siamo contrari. Prendetevi questi 2 giorni per riflettere, ovviamente il nostro sogno è che questa delibera venga ritirata. Ovviamente capiamo che è piuttosto improbabile come ipotesi, però ritenevamo il nostro dovere darvi almeno un'ultima occasione per ripensare a quello che state facendo. In più abbiamo presentato una mozione che comunque contiene 3 pagine di suggerimenti, se volete, costruttivi. Noi non, cioè, li mettiamo sul tavolo senza chiedere, senza contrattare, senza negoziare, però crediamo che alcuni di essi siano anche abbastanza intelligenti e quindi vi diamo anche il tempo di esaminarli per vedere casomai vogliate accoglierne qualcuno. Grazie.